Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi una curiosità della nostra assistente vocale. Ma prima di questo vi ricordiamo di andare a vedere il nostro canale Telegram. Tech 1. Trovate numerose offerte che non vi mandiamo così a rotazione, a rotta di collo. Noi ve le mandiamo dopo averle selezionate. Quindi quando sappiamo che c'è qualcosa di veramente conveniente, ve le inviamo. E poi vi ricordiamo che c'è il tasto grazie, col quale ci potete fare una piccola donazione, anche un caffè. E questo fa sì che il nostro canale possa essere aiutato a progredire per quanto riguarda i prodotti che vi presenteremo prossimamente. Ma detto questo, andiamo a vedere la curiosità sul nostro assistente vocale. Oggi abbiamo scoperto, magari anche un pelo in ritardo visto il periodo, però Vabbè, non si sa magari. mai, che la nostra assistente domotica, grazie a una collaborazione fatta con Lonely Planet, ci può consigliare tramite alcune domande, poi lo vedremo, dove poter andare in vacanza. Quindi adesso vediamo un attimo come funziona, cosa bisogna dirle e vediamo effettivamente che cosa ci potrebbe andare a consigliare. Andiamo a vedere, dai. Dove posso andare in vacanza? In questo quiz ti basterà rispondere a poche domande e io, grazie all'aiuto di Lonely Planet, ti darò degli spunti per i tuoi prossimi viaggi. Eccoci, si parte. Preferisci il mare, la montagna o la città? Anche Il mare. io adoro il mare. Vorresti trascorrere un weekend, una settimana o 2 settimane? Esageriamo. Ma 2 settimane. Vorresti passare 2 settimane all'insegna della vita notturna, dello sport e del relax? Relax. Ci siamo. Ultima domanda. Preferisci una destinazione sofisticata o semplice? Semplice. Lonely Planet ti consiglia il Salento Leccese. Questa destinazione attira ogni anno migliaia di viaggiatori per le acque color zaffiro e la gastronomia di qualità. Non perdere la Cerca costa la da Santa fortuna, Paolo ai laghi pensate. alluvioni, con parchi, spiagge e archeologia. 2 settimane all'insegna del relax. Vuoi fare di nuovo il quiz? No. Ok, grazie per aver giocato. Quindi ragazzi, come avete visto, sì, è qualcosa di molto semplice, non entra nei dettagli, no? Però diciamo che a grandi linee vi può dare un'idea dei posti dove, in base alle caratteristiche che voi preferite, vi dà dei suggerimenti di dove andare. Da un primo spunto, poi magari naturalmente Certo, da poi dopo approfondire. naturalmente vai a farti tu la tua ricerca in base a quello che ti piace e vai ad approfondire soprattutto anche la parte economica. Magari qui sotto nei commenti scrivete se avete fatto lo stesso test, magari dando varie risposte, se vi ha dato sempre la stessa risposta o risposte diverse, in modo da suggerire posti diversi in base alle scelte. O se magari rifacendo anche le stesse domande, magari cambia anche le mete. Quello sarebbe interessante da capire appunto se poi ti dà varie alternative. Bene ragazzi, era un video veramente breve per darvi questa informazione su quest'altra possibilità che il nostro assistente vocale ci offre e io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!